Ciao, mi chiamo Vincenzo, in arte Junior B, non Junior 5 e non Junior Quinto, ma Junior B. Scrivo canzoni da un po' di anni, mi diverto un sacco. Ho 22 anni, vengo da Giovinazzo in provincia di Bari. Dal 5 febbraio è disponibile Sconosciuti che conoscono l'amore, il tuo nuovo album. Raccontaci il concept, realizzazione, eccetera. Sì, è uscito il mio nuovo disco, un disco che parla d'amore, ma non raccontato in maniera molto banale. Racconta di delle cose che ho vissuto, degli incontri strani che ho vissuto nel corso di questi anni, che mi hanno ispirato, mi hanno lasciato di stucco, mi hanno lasciato veramente perplesso. E ho deciso di scrivere delle canzoni. Sconosciuti che conoscono l'amore è il tuo terzo album, come si è cambiato il tuo approccio alla scrittura, all'interpretazione in questo tuo percorso discografico? Sì, penso che sia cambiato tutto. È il mio terzo album, ma lo reputo il mio primo album perché è il mio primo album completamente in lingua italiana. Ci ho messo tantissimo per fare questo passaggio di lingua e anche un passaggio di genere musicale perché vengo dal mondo del reggae. In questi anni sono stato in questo mondo e mi ha ispirato tantissimo sia nella mia musica che dal punto di vista molto spirituale. Però la musica che ti piace a volte non è per forza la musica che ti rappresenti al 100%, quindi ho aspettato un po' di tempo per essere sicuro di questo mio cambio in generale musicale. Hai abbandonato l'inglese per abbracciare l'italiano. Cosa ti ha portato a questa scelta? Mi ha portato sicuramente il fatto di essere più sincero nei confronti della propria musica, quindi magari nella tua lingua, nella tua madrelingua è molto più semplice essere sinceri e riuscire a far arrivare il messaggio vero. Ho iniziato a scrivere in inglese perché ho passato parte della mia adolescenza a New York e quindi ho sempre parlato da quando ero piccolo. Però, sai, è arrivato il momento di cambiare, di iniziare, diciamo, a scrivere in italiano. Molto più difficile, è stato molto più difficile, ma sono molto felice di questa mia scelta. Quanto metti di tuo dalla tua esperienza di vita per quanto possibile, in quanto giovanissimo nei tuoi dischi? Tantissimo, anzi tutto. Parlo solo di storie che mi succedono perché penso che la gente abbia bisogno di captare la parte positiva e sincera della musica di un artista. E a volte, diciamo, ora le canzoni sono molto usa e getta. Io preferisco raccontare delle mie storie, cose che mi sono successe, così diciamo magari quando avrò 50 anni le riascolterò e dirò: oh, guarda, 22 anni che cosa scrivevo, ho vissuto questo, ho vissuto quest'altro. Non è altro che diciamo uno storytelling, e diciamo un ricordo di un'esperienza di vita, la mia musica. Quali sono i prossimi passi che caratterizzeranno il tuo percorso? Cosa ci possiamo aspettare? Io sono tornato in studio a scrivere nuova musica, sono molto ispirato in questo periodo, nonostante tutto il fatto del Covid, il blocco dei concerti, eccetera, eccetera. Per fortuna sono sul pezzo, quindi sono tornato in studio a fare nuova musica. Non so quando uscirà, però spero prestissimo. Ti piacerebbe portare il disco in giro con un tour? Sì. Decisamente, sto aspettando questo momento da un sacco. Purtroppo non possiamo ancora perché è ancora tutto bloccato per via del Covid. Ma spero si possa tornare presto sui palchi, davvero il prima possibile perché non ce la faccio più. Chi mi conosce sa che do il massimo sul palco, anzi, sono proprio al 100% me stesso, sono nel mio habitat naturale, quindi spero presto. Grazie, one love, Junior B.